Buonasera. Buonasera. Mi puoi spiegare per un curiosità? Sì. La Italia attuale, diciamo. L'Italia attuale. Ecco, sono regioni che prima erano di sinistra, adesso sono di destra. Altre erano di destra, sono diventate di sinistra, però c'è la parità. Guarda un po'. Ah, vabbè. Ma ultimamente vengono un sacco di africani, gente clandestina, scappati da guerra. Che ne pensa per loro? Questo è il guaio per l'Italia, ma solo per gli italiani, voglio dire. Perché noi abbiamo la volontà di accogliere bene queste persone che arrivano dalle guerre che sono in Siria, in Etiopia, per esempio, o nel sud del deserto, quindi nel Sahel, scappano dal Burkina Faso, scappano dall'Etiopia, scappano dalla guerra della Siria e fanno viaggi che loro pagano anche 10.000 euro, a volte prendono questi barconi e si... Ma perché lo fanno? Lo fanno perché cercano la pace, sanno che in Europa c'è la pace, il Papa soprattutto, che garantisce questa pace in tutta Europa. Quindi dice andiamo lì. Almeno non ci ammazzano, almeno scappiamo. Ma ci credi tutto su questo? Eh? Ci credi tutto? Io penso di sì, ma... O c'è qualche altra cosa? È che c'è qualche terrorista che si infila tra questi scappati. Non hai dubbio su questo, vero? Su questo assicuro che c'è qualche terrorista. Anche perché hanno scoperto a Milano qualcuno e l'hanno mandato subito via. Appena si sono resi conto che quello era un terrorista, che voleva fare affiliati per l'ISIS, l'hanno mandato via. Ho capito. Questa è una buona cosa. Sì, sono regolati bene. Ma io non mi convinco una cosa. Perché in Italia? Perché l'Italia è un po'... Vedi che è un ponte fra l'Africa e l'Europa, l'Italia. È uno stivale che va dalla perché Libia... Perché non scappano in Spagna? Beh, in Spagna è più vicino perché c'è lo stretto di Gibilterra, passano subito. Sì, so perché sono in Italia. Ti spiego perché. Perché in Spagna già ce l'hanno troppi, si sono rotto le palle di avere tutti questi immigrati, capisci? Ho capito, ma... Lo stesso in Francia, in Germania, sono tutti lì. Ho capito, ma ti pare che rimangono tutti qui in Italia? No, qui appena hanno un permesso... Ma sempre ce ne vanno lì. Ma scusa, qui appena noi gli diamo un foglio con un timbro che possono andare via, questi non è che scappano. Prendono, se ne vanno proprio e vanno in Germania, in Svizzera, in Francia. Ma li accetteranno loro? Quelli che vanno a Mentone e ci provano. Ma sai quante ne mandano via a Mentone? Sai cos'è Mentone? La città che sta più vicina alla frontiera fra l'Italia e la Svizzera. Sì, la Francia. Arrivano alla Francia e dicono no, non vi vogliamo e tornano indietro. Poi appunto. Questi prendono le montagne e vanno in Svizzera e scappano là. Ma ti pare normale che se avessi 10.000 euro in tasca io e sto in Macedonia non mi pare che mi andrebbe troppo piacere venire qui in Italia? Ma quando è in pericolo la tua pelle, la tua famiglia, tu scappi con tutta la tua famiglia, dai 10.000 euro per ciascuno anche, dai. Sì, sì, quando è sicuro che ti distruggono la casa, ti distruggono la pelle, allora scappi davvero, dai, non è così semplice il discorso. Ma io penserò che qui c'è qualche altra cosa sotto sotto. Guarda, non è solo necessità che loro scappano via soltanto perché c'è guerra o non c'è pace o che ne so no, io. Ma qui lo sai dove cosa fanno in Italia? Ci sono i centri per gli immigrati in Sicilia, in Puglia, in Campania, fino al nord, fino a sopra, fino a Venezia, ma anche in Lombardia. E li mettono come prigionieri. Noi li teniamo qui custoditi con un nome, un cognome che loro dichiarano, ma sta a vedere se è vero, e fino a quando non avremo la possibilità di mandarli via. Cioè dargli un permesso scritto dalla polizia che loro possono girare dove vogliono, per l'Italia e dare anche all'estero. Perché non sono chiusi? No, sono chiusi finché non hanno i documenti. E poi dopo? Poi dopo o evadono.
senza documenti. Possono fare tutto quello che vogliono. Fanno quello che gli pare. Anche rubare? Rubare no, non devono rubare. Ma io ultimamente vedo che tanta gente, soprattutto dell'estero, che rubano e fanno casini, sì, qui in Italia. Sì, ma non sono solo questi, non sono questi neri, persone di colore non lo fanno. Io ti posso garantire che queste persone di colore chiedono aiuto ufficiale alle istituzioni. Vanno ai comuni, c'è l'assistente sociale, vanno alla mensa Caritas di qui via del Colleoppio. Dormono però d'estate, dormono con i cartoni nei giardini. Come mai che la Caritas lo vuole guarda, levare? Guarda che la Caritas dà il cibo. Lo vogliono levare? Non lo vogliono levare. A Napoli è successo uno scandalo per la Caritas. Ma perché? Perché davano dei buoni telefonici. Per esempio il buono telefonico di 75 euro, ok? Se li vendevano a 50 euro in contanti. Ma ti pare questo? Guarda, chi li vendevano? Loro? Sì, tra di loro. O uno interessato che voleva risparmiare sulle telefonate, no? Allora dice, guarda, dammeli a me, i buoni, sono buoni telefonici di 75 euro, io ti do 50 euro in contanti se mi dai il buono di 75 euro. Scoppiato lo scandalo per la Caritas di Napoli. E io ho chiesto, mi sono informato, le persone che lavorano alla Caritas, cioè guarda, non è tanto l'istituzione che è malata, sono gli uomini che operano dentro che sbagliano. E io ho risposto questo, come in ogni cosa succede che il bisogno fa fare delle cose sbagliate. Appunto. È quello il discorso, sempre così è successo. Ora per esempio, che altro ti posso dire su questo argomento? La mensa Caritas di Colleoppio qui, via delle Sette Sale, vabbè, si chiama Caritas, quindi in teoria fa capo alla Chiesa. È la Chiesa che lo gestisce, ma chi dà i soldi è il comune. Per esempio i prodotti arrivano lì con la scadenza domani. Se io prendo una mozzarella di bufala con la bustina intatta e c'è scritto scade domani, cioè per esempio oggi è 1, scade il 2, tu ti mangi una mozzarella che scade domani, che è una vera bufala, non è più buona perché manca un giorno alla scadenza e non si può più mangiare. Ma si può pure mangiare. Cioè io l'ho mangiata qualche volta. Ma non succede niente, vero? Non succede niente. Ma io ho comprato oggi uno stracchino, per esempio, per me, che scade ad agosto. Sono cose delicate quelle. Sì, i formaggi sono delicati. Per esempio, mi scade ad agosto, l'ho mangiato oggi, è più che sicuro che è buono. Ecco. Permetti, no? Sì, è vero, è vero. E vabbè. Bene. Parliamoci qualche cosa di personalità tua? È la mia storia, delle cose, interessi miei. Allora. Pittura, che ti posso dire? Oh. Io ho sentito che lei c'ha un passione molto interessata della pittura. Già, è da molti, molti anni che dipingo io. E ho fatto quadri di rilievo fin dall'età di 17-18 anni, perché avevo un atelier vuol dire uno studio di pittura, dove io facevo tutto lì. Pensa che l'ho arredato io, la scrivania l'ho disegnata e me la sono costruito io. Ho capito. I migliori quadri li facevo io, perfetti, con le misure calcolate da me. Secondo che ne pensa per gli stranieri qua in Italia? Che penso di stranieri? Benvenuti. Sicuro? Sicuro. Possono venire e stare qui quanto non vogliono. Non è che fanno... venendo gli stranieri qui fanno una concorrenza dai lavoratori italiani? Ma no, perché fanno lavori solo che non vogliono fare più italiani. Perché cosa non ne vogliono fare? Gli italiani sono stronzi diventati. No. Sì, sono cretini. Io conosco uno o due italiani che si mettono a fare, quelli che hanno veramente bisogno, fanno tutti i lavori. Invece tocca ai polacchi, ai rumeni, senti, ai bulgari, certo, ai russi. Andare dalle vecchiette, aiutare le vecchiette. Perché l'italiano non lo può fare sta cosa? Perché l'italiano sai, i ragazzi italiani dai 16 ai 30 anni non vogliono più né studiare
nel lavorare, nel sposare, nel mettere su famiglia, niente. Che cosa vogliono fare? Che cosa vogliono intendere fare? D'aria. Eppure non sono tutti così giovani, eh? Sì, in gran parte. Diciamo che il 2-3% di questi ragazzi finalmente arriva alla laurea, sì, o ai masters. Ma maggioranza non vuole fare niente. La maggioranza se ne strafrega, vivono a spalle dei genitori, dei nonni, dei cugini, degli zii, dei parenti e basta. Vabbè, ma non si può andare avanti sempre tutta la vita. Non si va avanti così. Una nazione come si regge in piedi? Una nazione, se uno non vuole fare la famiglia, non guarda il futuro. Ma tu devi considerare anche una cosa, che ormai sono 7-8 anni, anche di più forse, che c'è la crisi economica. Quindi come si fa a andare, metti che ho un lavoro co-co-co. Sai cos'è il co-co-co? Collaborazione, contratto di collaborazione continuata, una cosa del genere. O co-co-pro, contratto di collaborazione a progetto. Cioè ogni 6 mesi ti devono firmare il contratto, no? Se va bene o se va male. Ma qual è la banca che ti dà i soldi per darti un mutuo quando hai un lavoro a 6 mesi? Nessuna, no? Certo. Stanno cominciando al governo a pensare di fare almeno 3 anni di prova con la conferma finale per tutta la vita. Non solo, pare che 96.000 persone hanno un contratto a tempo indeterminato. Stiamo cominciando così. Di nuovo col contratto a tempo indeterminato, per tutta la vita vuol dire. Certo, certo. Allora la banca dice sì, a questo che c'ha il contratto così gli do i soldi per comprarsi la casa. Ma se c'hai i soldi per la casa, c'hai i soldi anche per comprarti i mobili, la cucina e arredarla una casa, capito che ti voglio dire? Se no, poveri Chris, e siamo tanti, cioè siamo, sono tanti giovani che sono in questa situazione. Io ho una piccola pensione, me la godo, ammettiamo, certo, che fossi pensionato, dai, no? Ho capito. Poi hanno trasportato adesso, è notizia di stamattina, del ministro del lavoro o dell'economia, non mi ricordo, che la pensione verrà pagata 15 giorni prima. Quindi almeno per un mese la gente avrà un piccolo vantaggio, perché anziché aspettare la metà del mese prima di avere la pensione, se l'avete pagata il giorno 1 di ogni mese. Ho capito. Questo già per un mese è un vantaggio. E va bene. Bene, bene. Grazie. Prego.